Camminando tra le caratteristiche stradine del borgo antico di Miggiano, si riscopre facilmente la grazia della semplicità e dell'autenticità salentina, immergendosi tra i colori caldi del Carparo nudo e degli antichi intonaci. Il cuore dell'abitato accoglie differenti tipologie dell'architettura tipica di Terra d'Otranto, come le forme solenni delle case palazziate e gentilizie, che maestose si ergono sulle strette viuzze. Esse mostrano i segni dell'opulenza familiare attraverso i monumentali stemmi araldici e i piccoli oratori privati. Nel cuore migianese fa sfoggio il bugnato liscio, il quale incornicia gli antichi portali intagliati secondo il gusto decorativo seicentesco. L'edilizia popolare si mostra agli occhi del visitatore nelle tipiche case a corte, nuclei abitativi diffusi nella maggior parte dei centri abitati salentini. Le corti garantivano alle famiglie maggiore sicurezza e differenti tipologie di servizi in comune, come la cisterna per la raccolta dell'acqua, la pila per lavare e piccoli magazzini per la conservazione degli attrezzi e degli alimenti. Nel cuore dell'abitato popolare si può incontrare il piccolo oratorio di Santo Ronzo, frutto della sobria devozione religiosa delle genti di Miggiano. In cima spicca ancora oggi il campanile a vela, in ricordo del santo vescovo leccese invocato in passato contro le malattie infettive. In piazza Municipio vi è innalzata la colonna di San Vincenzo Martire, patrono della città, ed eretta dai miggianesi nel 1772. Lo scenario della piazza è dominato dalla presenza del Palazzo Municipale, restaurato di recente, conserva in cima l'orologio meccanico ed il piccolo campanile civico. All'interno del palazzo i visitatori potranno ricevere adeguata accoglienza rivolgendosi all'infopoint turistico del comune di Miggiano, prenotando una visita guidata nel delizioso centro antico. Maestoso il Palazzo Vernaleone, per secoli sede rappresentativa del potere feudale. L'impianto dell'edificio ha origini cinquecentesche, sebbene l'intera struttura sia stata audacemente modificata nel corso dei secoli, sino a perdere completamente l'antica fisionomia militaresca. Proseguendo verso via Santa Barbara si incontra il grazioso parco comunale, confinante con la signorile Villa Episcopo. Su un'area di un ettaro, interamente dominata dagli alberi di leccio a fusto alto, si estende il prezioso polmone verde della comunità miggianese, luogo di incontro di famiglie e giovani del paese. Diverse sono le attività che il parco propone ai visitatori, dai passatempi ludici ai percorsi fitness sportivi. Piacevole è immergersi nella natura incontaminata del Parco Comunale di Miggiano, a contatto con tutti gli elementi caratteristici della flora della macchia mediterranea, in piena libertà e a pochi passi dal centro antico.